Buonasera Paolo, buonasera ai telespettatori del TG8 con il collega Diego Martelli. Siamo qui per aggiornarvi sui dati forniti dalla regione per quanto riguarda il Covid in Abruzzo. Andiamo subito ad illustrare i numeri per questo giovedì 21 gennaio. 212 casi su 10.793 test. E qui c'è da fare una precisazione. Sono compresi 4.162 tamponi molecolari e 6.631 antigenici, 9 purtroppo le persone decedute, ma c'è un aumento tuttavia dei guariti, 529 per un totale di 28.007, 10.660 gli attualmente positivi. Il tasso di positività tra tamponi molecolari e test antigenici è dell'1.9%. Andiamo a vedere la pressione sugli ospedali, 442, meno 1 i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 43, meno 2 in terapia intensiva, 10.175, meno 324 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Il numero più alto dei casi positivi si è registrato oggi nella provincia di Chieti, 40.025 i positivi dall'inizio dell'emergenza ad oggi.